Siamo lodati Gesù e Maria. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, che è uno dei due previsti dalla Santa Messa in onore del cuore immacolato di Maria, ci consente di dare uno sguardo attento a uno dei tanti aspetti del cuore immacolato di Maria. Il Vangelo concludeva con queste parole: sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E com'era il cuore di Maria? Sotto questo punto di vista, rileggo con voi sia la colletta che ho fatto all'inizio della Santa Messa e poi proprio le prime parole del prefazio che ascolteremo tra poco, che sono proprio un commento a cui poi aggiungeremo qualche piccola glossa a questa espressione del Vangelo di San Luca. Io ho chiesto al Signore a nome di tutti: o Signore nostro Dio, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo. Attenzione, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alla necessità dei fratelli. Perché la Madonna serbava queste cose nel cuore? Perché qui c'era un episodio misterioso, doloroso e misterioso. Lo smarrimento di Gesù nel Tempio, abbiamo da poco meditato con i 15 minuti di meditazione. Come si reagisce dinanzi a un episodio di questo genere? Serbandolo, con che tipo di disposizione? L'essere docile. Io vi invito oggi a fare molta attenzione a questa espressione. Docile viene dal greco docheo. Docheo, il verbo greco, significa imparare. Le persone docili sono quelle che sono coscienti di dover imparare. Per imparare devi essere umile, devi lasciarti ammaestrare e devi lasciarti condurre. Non devi pensare di sapere già tutto o avere resistenze all'azione della grazia di Dio. Chi di voi ascolta la meditazione sulla Divina Volontà, io spero che lo Spirito Santo sia attivo nei vostri cuori. Deve imparare un'operazione fondamentalissima per vivere in questo mondo. Questa quanta gente mi chiede: come devo fare? Come devo fare? Vogliono uno schiocco di dita. Non c'è una ricetta magica. Tu devi aprire una serie di fronti, come dire, di attenzione. Un fronte fondamentale che tu devi lasciarti plasmare da Dio, devi lasciarti condurre. La vita non la devi guidare tu. Devi entrare nell'ottica di quello che Dio ti vuole, d'accordo? Devi lasciarti condurre dove vuoi. Vi ricordate San Pietro nel Vangelo di San Giovanni, no? E che dice: ma Gesù ti offerizza il martirio, dice, e poi dice, San Giovanni dice: fa niente. E cosa gli dice Gesù? Dice: adesso vai dove vuoi, ma quando sarai vecchio tenderai le mani e sarai portato dove tu non vuoi. Dove tu non vuoi. Vi ricordate Quo Vadis a Roma? Ma sapete l'esperienza del Quo Vadis, no? C'è la persecuzione, Pietro si dirige prudentemente fuori Roma, gli appare Gesù con la croce sulle spalle che stava andando verso Roma. Dice: Signore, Quo Vadis, gli dice, dove vai? Sto andando a Roma a morire un'altra volta, perché tu non ci vuoi andare. Capisci? Ecco, cuore docile. La Madonna che serba queste cose non ha capito subito tutto. Non dobbiamo guardare che la Madonna è, capite, ma nostro Signore volutamente, perché capite, se la Madonna avesse vissuto una vita dove c'era un film dove già sapeva tutto, che meriti avrebbe avuto? Cioè, non avrebbe potuto esercitare la fede eroica, l'abbandono eroico, capite? Quindi sapeva le cose fondamentali, sapeva che Gesù era il Redentore, ma non sapeva tutto nei minimi dettagli. Cioè ogni mattina lei apriva il file e secondo per secondo vedeva tutto quello che sarebbe successo. Non immaginiamo così la vita della Madonna. Questo è un episodio che per lei è stato significativo e che ci ha dovuto pensare sopra nella sua straordinaria meditazione, così come meditiamo anche noi. Nel prefazio, e questo è un prefazio stupendo, ci vorrebbero 10 omelie per questo prefazio, poi vi invito ad aprire bene le orecchie, io cercherò di muovere bene la bocca. Le prime cose che dirò, dopo veramente cosa buona e giusta, sono queste parole: tu hai dato alla Beata Vergine Maria, sentite che espressione, un cuore sapiente e docile.
seconda volta che dico questo, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere. Hai visto quando uno è pronto? Come fa uno a essere pronto? Dio si può fidare di te? Può stare tranquillo che se ti fa capire una cosa non fa manco in tempo a fartela capire che tu già l'hai fatta? E sei pronto ad ascoltarlo, a ricevere la sua parola? Come fa a essere pronto? Se ha un cuore docile, attento, estroverso. Hai sentito qualche meditazione dei giorni scorsi? Le anime che pensano sempre a se stesso. Non so se avete sentito le meditazioni in quotidiana, perché stanno sempre a pensare a sé, cioè pensare a se stessi è l'antidivina volontà. Non soltanto preoccuparsi di se stesso, peggio ancora, o ripiegarsi su se stesso, non ne parliamo, ma già pensare a se stessi. Capite? Perché c'è un'attenzione, io sto attento a quello che Dio vuole da me, un attimo presente. Capite? Qui non ci stanno ricette mediche, perché io non lo so cosa vuole da te il Signore nell'attimo presente. Sei tu che devi fare attenzione e devi imparare piano piano a stare in questa dimensione, se vuoi vivere questa vita. Capite? I frutti della vita nella divina volontà, nell'umana volontà, basta che uno sia semplicemente sincero con se stesso. Guarda come stai. Capite? Non c'è possibilità, lo risentiremo, sapete, che ogni volta, che ogni sabato che c'è una meditazione, c'è sempre una parte dove c'è sempre questo contrasto tra l'esplosione di gioia, di felicità, di serenità, di benessere che si vive nella divina volontà e il contrario che si vive nell'umana volontà. Non ci sta, cioè questo, capito, non c'è terzo non dato, dicevano i romani, o è così, capite? Ecco, quindi, e attenzione che l'ago della bilancia, io leggevo stanotte uno screenshot antico, è tutto dalla parte nostra, perché Dio ha già deciso qual è la nostra vita, per quanto sta in Lui. Dio vuole che noi viviamo una bella vita, siamo noi che ci autocondanniamo a vivere una brutta vita. La prima meditazione della Vergine Maria, del Regno della Divina Volontà, una vita bruttissima, piena di sofferenze, anzi dei più gravi martiri, peggiori, ma a differenza del martirio che tu soffri, adesso devo passare una brutta mezz'ora, un'ora, una giornata, però dopo comincia il paradiso. No, questo è un martirio che ti fa avvelenare la vita e poi ti porta al purgatorio, se tutto va bene, perché sono sofferenze che non hanno nessun valore davanti a Dio, perché sono tutte quante autoinflitte, inutili. Capite? E non dovute al fatto che il Signore ti prova, ma dovute al fatto che tu, volendo fare la tua volontà, stai continuamente angosciato, triste, nei labirinti delle situazioni, eccetera, eccetera. La prima cosa è un cuore docile, sapiente, pronto ad ogni cenno del divino volere. Questa è la prima cosa. Capite? Non è quello che si deve fare la prima cosa, è ascoltare, farsi attenti a quello che Dio ci mette davanti nell'istante presente e nei tempi della nostra esistenza. Capite? Se non cambiamo mai, non è che Dio non ci vuole che cambi, non vuole che cambiamo, ma noi non stiamo assecondando le operazioni di Dio, e Lui continua e andrà avanti, e noi non cambieremo, Lui continuerà e andrà avanti, e non continueremo, la vita è finita, è a pupa notte. Capite? Ma se si asseconda l'azione della grazia, per forza si cambia, perché santi non ci siamo già, divini non ci siamo già. Quindi se non cambi non stai assecondando l'operazione della grazia. Se assecondi l'operazione della grazia, certamente cambi. E guardate che se cambiamo, le prime persone che ce lo fanno notare sono quelle che ci stanno intorno, perché noi non siamo buoni giudici di noi stessi. Ecco, chiediamo alla Madonna, chiederemo al Signore che ci dia un cuore sapiente, puro e docile, attento alla sua parola e sempre pronto all'esecuzione e ad ogni minimo cenno dei divini voi. Siamo lodati Gesù e Maria.